essere milionari è dura, se barbariccia ti deruba. Il bellissimo Cece, innamoratissimo è di Elettra che l'ha scossa da te. Ma per Cece facile non è, la prima prova deve affrontare se il suo amor vuol conquistare. Thank you.
dell'attenzione. Ora posso presentarmi a corte. Chissà che effettone. Okay.
giorni, mesi, anni, finché... Ma se storia no da tutti, raccontarvela perché... Quattro seguenti, signori! Non vuoi proprio un omaggio?
fatto la promessa di dare la principessa al re di un altro re. Io posso osservare le pelle, ma se ella a me necessita concederla a Cecep. Ma sangue di re non hanno le pene. Dunque, negarla conviene. Lo voglio, padre Amazia. Allora, accontentata sia. Grazie, suocera mia. Sono felice adesso. Allora, mi sia concesso. Che è successo? Vi faccio una confessione. Ma affidiamo sulla vostra discrezione. Parlate senza preoccupazione. Elettra in gita uscita un dì per la foresta, a un tratto fu assalita da un'orribile tempesta. Nel mentre che smarrita fuggiva più che lesta, da un fulmine fu colpita proprio in mezzo alla testa. Oh, senti, senti questa. Da allora lei la tende, energica e molesta, l'elettrica corrente accumulata resta, con tanta arcana forza che a toccarla per niente parve dalla scossa. Oh, senti, senti questa. Perché parlate piano? Perché fuggite lontano? Una fata interrogata ha saputo prevedere che sarà sì liberata sul sì pro dei cavalieri. Di sua sorte si commuove e, infiammata dall'amore, affrontar saprà dentro ed uscirne vincitore. Sarò io quello per Giove. Gesù mio, che pizzicone! Oh, bellissimo Cecè, che saprai di farmi? Se vinceremo a sfidare giganti, a battere fiere, domare elefanti, sganare montagne, seccare torrenti, fondere gli oceani, rincorrere venti, se spengere lampi, bloccare i procelli, squarciare gli nubi, raccogliere stelle. So far queste cose, ed altro più belle. Se per il veleno mangiare scimitare, di scure prigioni, spezzare le carri, piegare lungo dito le vecchie roventi, infrungere a pezzi il marmo coi denti, le penne le abisse, rubare del mare, le gambe dei cani, fai dure a pensare. Sciocchezze, ben altre prodezze so fare. Corpezzoli, oh brode, sei degno di lode. L'occasione più pronta si trova di affrontare la prima prova. Lì abbiamo un tiraseco, animo fatti dunque e metodi di ferro, e tre bambocci abbatti tre volte consecutive. E io ci farò le mie compagnazioni più vive. Questo è il primo cimento, non avere spavento, eh? L'affronto per un momento. Sì. Il casotto, dov'è il padrone? Eccomi a sua disposizione. Da tre paglia al signore. Grazie, troppo cortese. Un tonto, per favore. Cominciano le spese. Ora, per cortesia. Qua! Che vedo! Ora vai via! Il momento è solenne! Che sciocca idea mi venne! A me, per re! Adesso ti fa vedere chi è che c'è! In questo grandir, vincere no! Stravincere sì! Mi piace così! Attenti! La prima palla la tiro dietro la spalla! Ma bravo! Benone! Superbo campione! E la seconda, ho l'idea stramba di tirarla sotto la gamba! Ma bravo! Benone! Superbo campione! E la terza pagliottola, non vi racconto frottola, la tiro ad occhi chiusi! Ora mi pare che abusi! Non sarete delusi! Mi sono sconfitta, se no sono dalle fritta! Sono sicura!
sicuro di me. Attenti! Uno, due, tre! Avete visto? Io colpo il pieno senza tirar nemmeno. Ma bravo! Benone! Superbo campione! Ma che fissazione! Per questa vittoria faremo grande baldoria! Pertanto, portanto, frattanto mi sento già pronto al secondo che tento, giocondo, che affronto contento, memento, memento. Dal fondo, pertanto, profondo alzo un canto, di fondo per mondo sul vento un concento. Non pianto l'assunto che infranto l'incanto, raggiunto l'intento, lamento, lamento. E come fa a toccare, papà? Andiamo a vedere il baraccone. Ecco un'idea felice. Ma non conviene alle nostre persone. Certo che a noi non certisce, ma per una volta, per eccezione, per una volta è concesso. Ma il nostro decoro sarebbe compromesso. E la nostra dignità offesa all'eccesso. Ma a me piacerebbe assai. Allora vi sia concesso. Viva l'ingresso. Prego, non paga mai. La mia riconoscenza a Bonaventura sarà in veritura troppo buono, sor Cecè. Posso offrirti un caffè? Fateci a vedere il baraccone. Per conto mio preferirei un milione. Se non è che questo, si accontenti presto. Ali, piripi, piripi, piripi. Troppo buono
affronta la seconda prova.